Soldato! Come ti chiami? Rossi, signore! Non dicevo a te! Ma io non ho detto nulla! Quando un Fred vi sta a schietrare un cervello, per piacere, mettiamoci d'accordo! Oh. Grazie, soldato, grazie. Complimenti. E in filosofia come state messi? Insomma, non è andato bene. No, io sono negato. No, io ho studiato, insomma, forse sono anche esperto. È vero. Allora, voglio dirti un filosofo, vediamo che cosa sai dirmi. Sì. Kant? Sì, diciamo, sotto la doccia, più che altro. Non... Allora pure io. Sono un po' stonato, però sotto la doccia mi arrangio, perché anche si impara, ho sempre avuto dei sogni. No, pure io. E pure io allora. C'è pure io cazzo sotto la doccia. Volare. Forse non hai capito che dopo 3 giorni il pesce puzza. Tu immagino dopo 20 anni, sono 20 anni che ti sopporto, non amore, ti sopporto più. Ma con questi luoghi comuni qua, il pesce che puzza, che c'è, il problema è che tu sei fredda. Cioè, con gli amici nostri, anzi amici miei, a ridere, a scherzare, lei sempre con questa faccia. Cioè, non dice una parola, fredda, sempre fredda. Questa, la freddezza, questo è il problema tuo, la freddezza. Cioè, tu sei talmente fredda. Che quando morirai, io farò scrivere sulla lapide, qui giace mia moglie, fredda come sempre. Cioè, allora senti, ma a me, perché sicuramente morirai prima tu. Ma... quando morirai, farò scrivere sulla lapide, qui giace mio marito, finalmente rigido, e non mi sarebbe bene più. Ma... amore! Ehi! Amore! Che c'è? Senti! Ma sono grossa! Grossa? Ma no, cara! Che grossa! Dai, rotola verso di me, dai! Rotola che ti abbraccio, dai! Rotola, dai, rotola! Scusi, mi sa dire dov'è la farmacia? Sta lì la farmacia! Santa Lucia! Ma è di turno? Mo ho smontato! Sono stato stamattina e stanno da solo addirittura. Che c'è? Poi vado a fare un giro. Sì. Arrivederci. Flevi, sono fatta! Ehi, ci sta qualche dito! Fa un bacione! Fermaci, Flevi! Come sta? E tu di nuovo in gente, Ste? Sì, questo è il terzo. Al terzo. E tu sei rimasto con uno? No, io ma quello era. E che fa? Lavoro col padre, imprese di famiglia. Quando si ferma la macchina, semaforo rosso, gazzetta di mezzogiorno, mio marito, con una sputazza e una gazzetta di mezzogiorno, un semaforo rosso, faccio una madre. Mio figlio, 3 ne fa. Grandi soddisfazioni. È bello. E la generazione sa bene. Sono tecnologici, bravi. Ma lui è machine. Sì, questi sì. Sono più avanti. E i tuoi figli? Col padre, pure loro. Sì, tutti e due col padre, diciamo, lo stesso lavoro. E so che il grande è proprio insieme. Tu perché si fa una gara, chi apre più cassaforte. Sì, chi vince? Già va 21 anni, 14 anni. Mentre l'altro ha detto, ma io non voglio andare con papà, vado per i fatti miei. E quindi devi vedere come si arrampica sui palazzi, gli appartamenti. Sì. Un gatto. Un gatto. Tu perché se io dico, per piacere, ma portami una televisione, mi porta la televisione, un telecomando, l'antenna. No. Bravo, no, sono soddisfazione. Questo è quel che mi darà più soddisfazione. Questo? Ucrnum. E come, ancora deve nascere? Ancora deve nascere. Tu devi vedere che quando mi faccio il bidet, devo stare attento a te, che se no mi freghi l'anello dalle mani. Sì. Infatti, qua non lo porto perché... E fai bene. Qua, lo metto qua l'anello. E fai bene. Ma fammi che la aspetta. Sono soddisfazione. Sì. Ci vediamo. Ciao, ciao, caro, ciao. Ciao. Non è là. Ma è vicino, benvenuto.
Chi è? Salve. Il titolare? Sono io. Ah, salve, piacere. Piacere. E mi hanno detto che è possibile lavorare qui, c'è un posto di lavoro. Ma ha già esperienza? Ho lavorato 4 giorni in un magazzino piccolo che era 20 metri quadri, se no 5x4, 20 quelli sono. Allora, noi abbiamo qua un'esposizione di 20.000 metri quadri. Ma è qualcosa in più allora di quello che... Parecchio di più. In più abbiamo un salone di automobili. In più c'è pure il salone nautico. Ah, questo non lo sapevo questo. Vabbè. Beh, non a caso abbiamo qui 187 dipendenti. 100? 187 dipendenti. 188. 187. Vediamo al futuro, ecco, all'ottimismo, 188, so io. Ah, quindi lei già si sta mettendo in organico. Beh, insomma. Dobbiamo vedere che cosa sta a fare. Tenga conto che qua i nostri venditori hanno una media di 30 contatti al giorno e un fatturato medio giornaliero di 20.000 euro. Addirittura. Allora, facciamo una cosa. Loredana, mi passi i moduli, per favore? Grazie. Allora, queste sono le nostre schede da compilare. Le schede? Il numero di clienti, i singoli oggetti, fatturato singolo e i vari totali. Ah, questo è uguale, so. Sì, da compilare giornalmente, meticolosamente. Ah, il cliente, la quantità, il prodotto, capito? Esatto. Beh, va bene. Allora, puoi iniziare adesso? Ah, posso. E ci vediamo alla fine del turno stasera. Vediamo che cosa è capace di fare. Va bene. Va bene. Avete un costume? Arriva subito. Loredana, se puoi dare un giubbotto al signore. Beh, buon lavoro, ci vediamo stasera. Grazie. C'ho da fare qua. Va bene, grazie mille. Beh, ancora qua sta. Allegra lei. Io ho capito. Allora, buono, Dino. Oh, la porta. Dino. Non si legge il cognome, com'è? Timidino. È un nome da stile. Vabbè, però a dispetto del tuo nome. Ah, a dispetto? Sì, vedo che insomma i clienti sono al di sotto della media, però hai superato il fatturato mensile, 21.000 euro. Beh, allora a fine mese ti scatta l'1% di bonus. Mi scatta? Vai, tranquillo. E allora scatto felice, direttore, saluti la mente. Dino, buon lavoro. Grazie. Eccomi. Allora, finita la giornata di lavoro? Beh, finita, sì. Vediamo com'è andata. Ho fatto questo, ho scritto qua, ma non so se ho sbagliato, ma... Come va? Un po' di stanchezza sta, Stai sta. Dietro alle persone. Dietro alle persone, un cliente. Una persona. Devi sempre parlare, devi sempre, diciamo, ecco, cercare nella vendita. Nella vendita, canna da pesca, c'è che fatto. Però sul totale si vede... Totale. €410.000. Come fai tu? Come vengono fuori 410.000 euro da una canna da pesca? No, che significa? A fianco alla canna da pesca mica poteva andare solo... Allora gli ho venduto gli stivali, il giubbotto, il cappellino che stava nel reparto, così se si vestiva bene, la borsa termica che se l'è portata per andare a pescare. E quindi ovviamente poi ho detto: scusa, secondo te oggi ti stai a pescare così, in riva al mare, davanti al fiume magari, hai l'esigenza prima o poi di andare, diciamo, di spingerti. E allora nel reparto nautico, stavo come sulla destra, sta quel cabinato, sì. 8 metri, due motori 120 cavalli, sì. L'ho tenuto malissimo, devo essere sincero, cioè almeno le ragnate le toglietele, perché non anche fai arrivare un cliente, lo vedi così. Vabbè, io l'ho venduto quel cabinato, così,
può andare anche in riva, cioè in mezzo al mare, e si diverte di più anche per lui che... Però ovviamente, come lo trascina nel cabinato, e nel deposito giù dove stanno le macchine stava quel carrello, che proprio era su misura, se veramente non sembrava, se il cabinato lo mettevi sopra il carrello e lo può trascinare. Ovviamente c'aveva la panda il signore, che l'ho visto che c'aveva la panda. Allora ho detto, vieni a vedere. Siamo andati nel reparto dove stanno le macchine, stava il gippone, quello verde. Il 6.003 a benzina. 6.003 a benzina, ha detto, mamma mupi, e si è pigliato il gippone, così il gippone può trainare, diciamo, il carrello con sopra il cabinato e se ne va a pescare, tutto bello organizzato, attrezzato col cappellino, e può andare, diciamo, e alla fine fai la somma, è venuto quello, togli lo sconto. Ma tu hai venduto 410.000 euro di fatturata a una persona che è entrata a comprare una canna da pesca. No, che canna da pesca? Sì, canna da pesca sta scritto. Cioè, si sviluppa così, ma lui è venuto per comprare gli assorbenti alla moglie. Allora io ho detto, scusi, visto che questa settimana niente, perché non ti dai la pesca? Ah, cosa devi fare? E allora poi da cosa nasce cosa? Ha già pagato? Guarda, che torna stasera, che c'è un amico. Sì, può accadere la cosa, ma... Che la moglie mi risposta. Senti, tu sei assunto. Ho lavorato un'oretta, no? Vabbè. Vado. E ti visto, grazie. Ho trovato un carabiniere. Auè, collega. Auè. Il dottore con l'infermiera. Me. L'avvocato e il militare e anche il prete che sta in preghiera. Preghiera. Ti racconto le mie avventure. Anche questa settimana. Mi diverto con le freddure fra gente allegra e gente strana. Accendi la TV e guardati Mudù. Ridiamo a crepapelle per non pensarci più. E questa vita, sai, ridendo cambierà. Se ride tutto il mondo si riempie di bontà. Questa canzone che tu canterai con me, cantala e ricordati che è meglio ridere. Per ridere di gusto sei già nel posto giusto. Se vuoi cambiare il mondo devi ridere di più. Ti rallegra la giornata questa pizzica vivace. La tua vita è spensierata, più la balli e più ti piace. Accendi la TV e guardati Mudù. Ridiamo a crepapelle per non pensarci più. E questa vita, sai, ridendo cambierà. Se ride tutto il mondo si riempie di bontà. Questa canzone che tu canterai con me, cantala e ricordati che è meglio ridere. Per ridere di gusto sei già nel posto giusto. Se vuoi cambiare il mondo devi per non pensarci più. E questa vita, sai, ridendo cambierà. Se ride tu...